Salve care amiche e cari amici. Da presto a cenare. L'abbacchio di oggi al pranzo. Ormai non carico più foto dei miei pranzi e delle mie cene in Instagram. Al più presto faccio, come promesso, perché sta vincendo nei sondaggi, il video su un racconto di Howard Philip Lovecraft. Se voi vorreste, mi potrete suggerire quale racconto in particolare, se no lo dovrò scegliere io, che ne ho già vari in mente, ed è questo il problema. Questo video lo editerò e pubblicherò domani. Oggi sto cenando, che è domenica. Abbattere il forno con patate, buono, e insalatina, addirittura con cuore di palma. Sarà palma di Maiorca. Com'è? Buono, è abbacchio. La salute. Brindo con acqua minerale gassata, effervescente gassata. Alla salute vostra e soprattutto alla mia. Poi vorrei fare altri video, perché ultimamente Matteo Montesi ha cambiato tipo di produzione di video, anche se sta caricando i vecchi video. È ritornato. Però già con un altro ritmo. Invece chi non ho visto più è YouTube anch'io. Cuore di palma.
niente, ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi, di dare like e commentari ai miei video. Adesso ho scoperto la forma di editare il video mettendo hardware compression nell'editore video. Che mi raccontate di bello? Niente, faccio questo video perché non avevo un argomento specifico del quale parlare. Che bel pezzo d'abbacchio.
Questo potrebbe essere un video ASMR oppure mukbang, soltanto che non c'ho un microfono. Olio di limone. Come olio ho usato tanto l'olio di oliva extravergine come di canola. Spilucamo anche altro questo pezzettino, quest'altro pezzettino. Perdono. Riperdono. L'acqua col gas, che più la mandi giù e più te viene su. Il gas, per fortuna, non altro. Che ti dà la sensazione di quel friccicore in gola quando mangi grasso. Io quando mangio preferirei filmarmi. Faccio di sicuro delle cose più interessanti di quelle che trasmettono nella tele. Perché, come direbbe Charles Baudelaire, la mia vita è la mia arte.
Gianni fa, vi ho parlato del Daesh, dell'ISIS, ve ne ho parlato nell'ultimo video dedicato all'attacco del governo di Ankara sui curdi, e mi sembra strano che quelli del Daesh avessero a loro disposizione migliaia di SUVs, scarpe da tennis, uniformi, tutti uguali, tutti comprati in grande scala. Chi è che gli provvedeva uniformi, armi, automobili, auto blindati? Si specula in parte che siano stati i turchi, e poi che i nordamericani avessero perso dei carichi di munizioni, approvvigionamenti, cibo e armi perché li paracadutarono dal lato sbagliato, invece di aver preso i ribelli contro Assad, o i curdi li presero quelli dell'ISIS. Troppe coincidenze. Chi è che li finanziarono anni fa? Quelli del Daesh, che stanno ritornando grazie a questo conflitto di Erdogan contro i curdi in Siria, dei curdi siri, e dalla Siria si stanno ritirando gli statunitensi, è come se gli avessero dato carta bianca. E sull'onda di quella carta bianca ritorna il Daesh. E le carovane del Daesh, tutti con gli stessi giponi, le stesse uniformi, le stesse Nike, le stesse scarpe, le stesse armi in massa. Un po' difficile che dei guerriglieri auto-organizzati possano avere migliaia, decine di migliaia di loro, tutti lo stesso equipaggiamento. Armi, uniformi, cellulari, tutti la stessa roba. Avevano qualche maggiorista a cambio del petrolio che saccheggiavano nei territori da loro dominati, petrolio che rivendevano a basso costo, che è stato uno dei fattori che ha contribuito all'abbassamento del petrolio nel mondo, portando in crisi Russia, Venezuela e i paesi dell'OPEC. Vantaggio di Stati Uniti e Germania. Ma vabbè, forse ne farò un altro video di questo argomento. Adesso non mi andava di discutere. È tardi, circa 9, le 9 meno 10. Io ho già mangiato. Adesso speriamo di non sozzare il cellulare col grasso. Ma io ho già mangiato. Di domenica poi mi voglio rilassare, volevo fare dei video su tutti questi argomenti, ma non ci sto. Ieri ho fatto dormiveglia e uno la domenica si riposa. Giusto. Qua ci sono i resti e le ossa dell'apachio. A parte ciò che sta in tavola, ho qua, come potrete apprezzare, ci stanno tutte le cose che io devo lavare. La teglia dove si è fatto l'abbacchio oggi. Insomma, ci sta un bel po' di sporcizia, tutte cose da lavare.
Forse finirò di lavare tutta questa roba alle 10 e poi vado a dormire, leggendo uno dei libri che ho nelle biblioteche della mia camera, prima di prendere sonno. E allora questo video, visto che non posso fare una premiere alle 11 che non la seguirà nessuno, perché domani è lunedì, non faccio la premiere alle 11 di sera. La farò forse domani alle 7:08 di sera, ma già lascerò nella community che domani penso caricare un video, come ho già fatto per la premiere dell'altro ieri. Non so, mi sembra 2 giorni fa ho fatto il video. L'ho annunciato giovedì. L'ho caricato venerdì, mi sembra. Sì, esatto. Allora, lo annuncio. Stanotte lo carico. Domani notte, però domani 7, 8, 6, 7, 8 di sera. Adesso non posso perché se lo carico 11 o 12, poi prima che finisce di caricarsi, la gente sta facendo la ninna nanna, tutti stanno a nanna e nessuno lo guarda. E poi YouTube dice: questo video non è interessante perché nessuno dei tuoi iscritti l'ha visto e non vi arrivano le notificazioni. Invece, se in molti lo vedono e gli danno un commentario, a tutti gli arrivano le notificazioni e lo vedono in molti. Allora, qui vi lascio. Niente, ho fatto questo video che mandava di farlo, ma non mi andava di parlare, se no, come avete visto, avrei avuto modo di continuare a parlare del video scorso. Erdogan, i curdi, il Daesh, lo Stato islamico, chi lo ha finanziato, a chi ha venduto il petrolio, chi lo ha combattuto, chi si è ritirato, perché, ma forse in un altro video. Arrivederci e grazie di tutto. Ciao ciao. Ecco quello che mi aspetta. Lavare la cucina. Che brutta faccenda.